Sì, bene, bene sicuramente la seconda frazione, meglio della prima come approccio, come atteggiamento, siamo state più coraggiose, più propositive e siamo arrivate diverse volte alla conclusione, diverse volte dentro l'area avversaria, quindi sono segnali positivi e sicuramente bisogna ripartire da lì. Ecco. Forse la frenesia dell'ultima frazione, gli ultimi minuti di gara, ecco, quella bisogna imparare a restare lucide e a continuare a giocare con lucidità, insomma, per cercare di fare il nostro gioco e per renderci pericolose, perché alla fine abbiamo buttato troppi palloni e li abbiamo ridati all'avversario. Poi sicuramente sfruttare in maniera più incisiva i momenti positivi della gara, perché abbiamo avuto un momento veramente in cui abbiamo messo sotto l'Empoli e non siamo riuscite a finalizzare. E poi quei momenti passano, ecco, quindi bisogna avere la lucidità, la cattiveria, la qualità per sfruttare i momenti positivi delle partite. Sì, assolutamente. Le ragazze, come ho sempre detto, sono state molto diligenti e molto disponibili e si è visto oggi in campo, si è visto. L'atteggiamento e il coraggio va accompagnato a questo. È tutto, io credo sia una, a parte il gol che poteva anche essere evitato, ecco, poteva anche essere evitato il gol, un episodio, però il livello è talmente alto che le partite si decidono su episodi. E quello che penso è che sì, la tenuta tattica, diciamo, del campo positiva, l'atteggiamento deve essere quello del secondo tempo e è tutto normale, ma abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo cercare di stringere i tempi e di crescere con una tempistica minore, più velocemente. Sì, Sole e Deppi sono due giocatrici sicuramente importanti che possono darci più peso in fase offensiva, però chi ha giocato ha fatto il suo, ha fatto bene, ovvio che le caratteristiche sono diverse. E sicuramente è importante anche avere più scelta, quello senz'altro. Napoli deve ambire alla salvezza e Pomigliano sarà un'altra guerra. Il livello, l'ho detto, è talmente alto che le partite si decidono per episodi. Pomigliano è una squadra combattiva, ma quanto si è visto oggi, nel secondo tempo soprattutto, possiamo esserlo anche noi. Quindi ce l'andiamo a giocare.